questa la casa? Ehi! Ciao a tutti! Jenny! Cosa ci fai qui? Ciao, ma chi sei? Chi è lei? Come chi è lei? Ragazze! Ciao, bravi, Jenny! Ciao. Come va? Ragazze! Bellissimo. Lei è Jenny, eh? La sorella di Dani! Ma come, non la conoscete? Che bello, finalmente ti conosciamo! Ciao, io sono Benny! Io sono Jenny! Io sono Sofì! E io sono sempre Jenny! Dani, ma non ci hai mai parlato di tua sorella? Che bello, com'è carina e sembra anche davvero simpatica. Simpatica? In realtà in questo ultimo periodo non stiamo andando molto d'accordo. Robby, sai, sapevo di questa casa e volevo venire a trovarti. Sì, sì, sì. Hai fatto bene, almeno siamo una persona in più, sicuramente ci divertiremo molto di più adesso. Ora che ci penso, ho visto da internet che qui c'è anche una piscina. Perché non ci facciamo un bagno assieme? È strano che tu abbia cercato questa casa già da su internet. Beh, però, sì, se vuoi puoi fartelo, io non ho tanta voglia di farmi il bagno. Oh no, Robby, voglio che lo fai con me, vorrei vederti, insomma. Ok, ma... magari dopo, io adesso entro dentro casa. Oh, uffa, non riesco mai a convincerlo a fare nulla. Sarebbe un sogno riuscire a convincerlo a farsi un bagno con me. Vorrei tanto vederlo in costume. Beh, io adesso vado. Ciao ragazzi, a dopo! Dani, non capisco, tua sorella è qui e tu non sei felice, ma perché? Beh, Benny, perché ho scoperto che mia sorella Jenny si vuole fidanzare con Robby! Cosa? Sì, sì, ho avuto tutte le prove che mi servivano. L'altro giorno ho letto anche il suo diario segreto. E indovinate cosa c'era scritto? Che ama Robby, vi rendete conto? Non ci credo, ed è venuta qui solamente per lui. Certo. Ho sentito che si vuole fare il bagno con Robby. Io davvero non capisco come si permette a chiedere una cosa del genere. Ha davvero una bellissima faccia tosta, eh? Ragazze, voi dovete aiutarmi ad evitare che Jenny si faccia il bagno con Robby. Altrimenti sarà la fine della nostra storia. Dani e Robby si lasceranno per sempre. No, Dani, ti aiuteremo. Stai tranquilla, Dani, ce la vedremo noi, non ti preoccupare. Grazie, certo. Amiche, posso sempre contare su di voi. Sempre. La manderemo via. Robby è proprio dietro di me. Sicuramente il mio piano funzionerà. Guardate bene. Aiuto! 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 Sto affogando! Robby, aiuto! Qualcuno venga ad aiutarmi! Cosa? Qualcuno sta chiedendo aiuto! Arrivo! Salvo io! Ehi, ma cosa sta succedendo? Ah, aiuto, aiutatemi! Tranquilla, adesso! Non so nuotare! Vengo a salvarti! È in pericolo! Dove vai? Devo salvare tua sorella! Ma... sta annegando! Dove vai? Che c'è? Scusami, Jenny, ma tu non eri campionessa regionale di nuoto? Cosa? È vero! L'avevo completamente rimosso, avevo dimenticato che in realtà io so nuotare. Ah, che bello! Allora tua sorella è salva! Capita anche a me a volte di dimenticarmi le cose. Sempre la solita bugia per rimanere sola con Robby. Ho visto tutta la scena. Tu, Jenny, sei innamorata di Robby, vero? Beh, sì, non posso nasconderlo. Ma ogni volta i miei piani vanno sempre a rotoli. Quindi io e te potremmo allearci. Se riuscissi a farti mettere con Robby, poi Dani si lascerebbe e potrebbe tornare da me. Ora che ci penso, sì. Ma perché? Tu hai in mente qualche piano? Un piano? Forse. Robby! Ciao Jenny, sto giocando ai videogiochi. Oh, che videogioco è? È un videogioco troppo figo in cui devo conquistare un castello. Oh, sembra bellissimo. Giochiamo assieme, mi fai provare, dai. Sofì, Jenny sta tramando qualcosa. Sì, magari un altro gioco. Questo si può giocare solo da soli. Ma...
Robby, non senti anche tu un caldo afoso? Effettivamente oggi si muore di caldo. Beh, allora ci vorrebbe proprio un bagno rinfrescante. Dai, andiamoci a fare un bagno, dai. Dimmi di sì, ti prego. Non ci credo, ci sta provando in tutti i modi. Sì, senti cosa dice, vorrebbe farsi il bagno con Robby. Come si permette a fare questo a Dani? Non lo so, ma dobbiamo fare assolutamente qualcosa per fermarla. Andiamo. Dai, Robby, dai, ti prego, il bagno, dai, dai. Ma scusami, Jenny, ma se vuoi tanto farti il bagno, ma vattene a fare tu il bagno, perché devo venire anche io? Robby, io vorrei, ma c'è uno strano guardiano che gira intorno alla piscina. Dice che deve prendere una cosa pesante e dice anche che gli servirebbe qualcuno di gentile e forzuto. Dove possiamo trovare qualcuno così? Se non ho capito male, c'è un guardiano della piscina che non ti fa fare il bagno perché deve recuperare qualcosa e servirebbe un ragazzo gentile e forzuto per recuperarla? Esatto! Perché non ti proponi, Robby? Mi hai tolto le parole di bocca! Sono io! Quel ragazzo gentile e forzuto! Andiamo! Andiamo! Glielo faccio vedere io a questo guardiano! Se possibile, come fas? È pesante! Se non possibile, come è questo problema? Hola! Salve, signor guardiano della piscina! Miguel, signor Miguel! Salve, signor Miguel, guardiano della piscina! Mi ha detto Jenny che c'è qualcosa di pesante che non riesce a prendere dalla piscina! Esatto, è molto pesante! Non ce la faccio! È veramente pesante! Tu è veramente forzuto, aiutarmi! Aiutarmi! Ok, ti aiuterò io! Sì, mi devi aiutare a prendere massa e muovere! Ok, allora sì. Devo prendere così. Sì, esatto. Franci ha fatto un ottimo lavoro. Ha portato Robby nel nostro obiettivo. Ora lo spingerò in acqua e potrò finalmente fare un bagno con Robby. Ma Miguel, ma chi ce l'ha messa questa cosa qui? Io non lo so. È stata i 2 giorni in questa piscina. È veramente pesante, visto? È pesantissimo. Sofì, stanno tramando qualcosa. Sì, forse ho capito. Vuole spingerlo in acqua. Dobbiamo andare a fermarla. Oh no, fermiamolo subito. Andiamo. È il momento. 3, 2, 1. Robby! Che è successo? Oh no! No! Jenny! Anche questa volta! Ma ragazze, perché mi avete chiamato? Robby, c'era un'ape enorme! Sì, esatto, e volevamo salvarti! Ma avevamo molta paura! Oh, davvero? Beh, allora grazie mille! Avete fatto benissimo! Grazie. Ciao, Robby! Ciao! Dai! Non puoi immaginare quello che è appena successo! Che cosa è successo? La tua cara sorellina Jenny ha provato con l'inganno a buttare Robby in piscina per farsi il bagno con lui! Sì, era tutto vero quello che dice Benny. Dani, ci devi credere! C'era questo tipo strano in piscina che diceva di aver bisogno di Robby per prendere delle cose! E chi era questo tipo strano in piscina? Non lo so, un certo Miguel qualcosa. Miguel? Ma parlava un... È un nome messicano! Sì, infatti è un messicano, secondo me. Aveva un sombrero in testa. Esatto, quello è il nome, esatto. Ma non ci posso credere. E comunque, che altro può inventarsi Jenny per buttare Robby in piscina? Non lo so, Dani, ma mi sembrava veramente tanto, tanto determinata. Io non credo che si arrenderà così facilmente. Sono sicura che troverà un'altra scusa per farsi un bagno con Robby. Oh no, ragazze, sono davvero molto preoccupata. Non può assolutamente farsi il bagno Jenny con Robby. No, non può. Non hai capito cosa è successo a una mia amica? Cosa è successo? Il suo fidanzato si è fatto il bagno con un'altra ragazza e l'ha lasciata per quest'altra ragazza. No, non può succedere! Io davvero inizio ad odiare!
odiarla, Jenny! Eravamo sorelle di sangue, vi rendete conto, amici? Dobbiamo trovare qualcosa, un metodo per mandarla via da questa villa. Anche perché io di certo non l'ho invitata. Quindi, amici, voi iscrivetevi al canale e aiutateci in questa impresa. Andiamo, ragazzi. Andiamo, su. È tutta colpa tua. Mia. Avevi detto che avevi un piano infallibile. Ma infatti era infallibile. No, invece, guarda, io sono tutta bagnata. Invece Robby è in casa, all'asciutto. Preferisce stare in quella stupida casa anziché con me. Se solo non ci fosse quella casa, hai detto? Quando fai così significa che hai un'idea in mente. Infatti è proprio così, Jenny. Ascolta qua. Ah, cosa ne pensi? Facciamolo! Sì! No, ho perso di nuovo! Ma si può sapere dove sono tutti? Dani? Jenny? Fra! Niente da fare, è tutto il giorno che non li vedo! Hai capito il piano? Certo che l'ho capito! Accendendo un piccolo focherello, sicuramente Robby si tufferà in piscina, sì? Uscendo di casa! Aspetta, non è sbagliato giocare con il fuoco in casa? Sì, è sbagliato, però tu per amore non faresti qualsiasi cosa! E poi, cosa vuoi che sia? È un piccolissimo fuoco sotto controllo! Ah! Il fuoco! Il fuoco! Forse potremmo cacciare Jenny mettendole un incesto nel letto! Oppure... io avrei un'idea. E se ci nascondessimo tutti quanti, crederà di essere rimasta da sola e se ne andrà via! Oh, Benny, ma sei geniale! Questa funzionerà sicuramente! Sì, penserà di essere sola e andrà via sicuramente. E lei ha tanta paura dei ladri! Allora è fatta! Ma... c'è del fumo! Un incendio! Un incendio nella nostra villa! La nostra villa sta andando a fuoco! Aiuto! Aiuto, un fuoco! Un fuoco, aiuto! Aiuto, un fuoco! Aiuto! Un fuoco! Un fuoco! Fatemi tutti in piscina! Un fuoco! Sì, ha funzionato! Avevi proprio ragione! Hai visto? Ora puoi farti il bagno con Robby! Sì, non vedo l'ora! Arrivo, Robby! Poi! Perché sei felice? La casa sta andando a fuoco, ti rendi conto? Forse la situazione è leggermente sfuggita di mano, leggermente! Ma... dove sono? Dani, Benny e Sophie! Sono all'interno dell'incendio! No! Oh no! Sono rimaste tutte rinchiuse dentro! Anche la mia Dani! Devo andarle assolutamente a salvare! Ragazza, non respiro! Ma cosa sta succedendo? Ma avete lasciato qualcosa acceso? No! Aiuto! 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 Ragazze, c'è un incendio! Mi devo salvare! Mia Dani, vieni con me! Vieni con me! Sono il pompiere che ti salverà! Ragazze, vi ho salvato! Come state? Tutto bene? No, non stiamo affatto bene! Come no? Siete salve, no? Sì, ma guardate! Robby è lì con Jenny a giocare! Oh no, ragazze! Ce l'ha fatta, Jenny! Tanto lo so, Robby ama solo me! E anche se Jenny è riuscita a fare il bagno con Robby, non significa nulla! Robby! Dani! Ma come? Io ti ho salvata! Com'è possibile che non ti sei innamorata ancora di me? Dani!